Stavamo vedendo che cosa? Gli acidi carbossilici, giusto? Abbiamo ripassato la nomenclatura, ripassiamo qualche parametro che non fa male. Va bene, sto ancora facendo del ripasso perché sono importanti gli acidi carbossilici. Come al solito vi avevo già detto, spero che ve lo ricordiate, doppio legame ibridazione SP2. È chiaro? Notate. Naturalmente l'angolo che dovrebbe essere di 120 gradi, c'è una piccola deviazione da 120 gradi dovuta al fatto che ci sono degli atomi di ossigeno con una parziale carica negativa e che quindi c'è una repulsione, ma direi che con la teoria questi dati si adattano abbastanza. Notate come al solito la differenza di lunghezza del legame doppio rispetto al legame semplice, ma quando viene perso l'atomo di idrogeno, vedete che a causa della risonanza tra le varie strutture, noi che cosa abbiamo? Lo stesso identico, la stessa identica lunghezza di legame, un po' più lungo rispetto a un doppio legame, un po' più corto rispetto a un legame semplice. Siamo tutti d'accordo? Benissimo. Ripassiamo velocemente, l'abbiamo già visto, ma non ci fa male, l'acidità, va bene? E vi ricordo che bisogna sempre, per avere una reazione acido-base, avere una base più debole rispetto a quella che si forma dalla reazione. Vedete che questa reazione è poco spostata verso destra perché io che cosa ho ottenuto? Una base, questa è una base più forte rispetto a questa, alla molecola dell'acqua e quindi la reazione non è tanto spostata verso destra. È chiaro? Questi sono i soliti dati. Ok? Allora, vedete infatti quello che vi ho detto viene riassunto in questo schema. Ripassiamo velocemente tutte le caratteristiche che fanno sì che ci sia una che influenzano l'acidità. Sono esattamente tutte queste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bene? Elettronegatività. Mi sembra ovvio che aumentando l'elettronegatività dell'atomo di carbonio, dell'atomo a cui è legato l'idrogeno, il legame tende a indebolirsi. Se questo elettronegativo porta via gli elettroni, mi seguite o no? Portando via gli elettroni indebolisce il legame covalente, rende più facile la rottura eterolitica, il distacco eterolitico. La scissione eterolitica tra l'atomo e l'idrogeno. È chiaro? E quindi mi sembra che questo sia un concetto abbastanza chiaro. Non so, e naturalmente, se questo legame si indebolisce, automaticamente la base diventa sempre più stabile, la base che eventualmente si forma. Scusate, sì, diventa sempre più stabile e quindi basicità crescente, che cosa vuol dire? Che la base è sempre più instabile. È chiaro sì o no? Mi sembra un concetto ovvio. Ok? Quindi l'elettronegatività l'abbiamo vista. Effetto induttivo, beh, parliamoci chiaro, questo è un classico, è un effetto che è molto semplice da spiegare, va bene? Ho detto tante volte nelle interrogazioni, ma vedi maturità e affini. Ci sono degli argomenti a scelta, qui l'effetto induttivo che influenza l'acidità è un classico, va bene o no? Poi che cosa avete? Un atomo che è elettronegativo, che cosa fa? È esattamente quello che abbiamo visto prima, cioè attira, porta via, risucchia gli elettroni essendo più elettronegativo. Mi seguite o no? Risucchiando gli elettroni c'è un effetto a catena, che cosa viene indebolito? Viene indebolito il legame tra ossigeno e idrogeno e quindi l'acido, questa molecola sarà un acido più forte. Naturalmente l'effetto si può vedere in due modi, sia come indebolimento del legame ossigeno-idrogeno, sia come stabilizzazione dell'anione. Vedete che la carica negativa viene dispersa tra l'ossigeno e il cloro e quindi automaticamente viene stabilizzato l'anione. Indebolimento del legame ossigeno-idrogeno, stabilizzazione dell'anione, che cosa significa? Che voi avete acidità esaltata. È chiaro sì o no? Siamo tutti d'accordo, quindi l'effetto induttivo. Sull'effetto induttivo c'è parecchio da dire. Naturalmente qui avete una classificazione degli effetti induttivi, vedete
che questo che cosa fa? Aumenta l'acidità. Se noi immaginiamo la scala sugli idrogeni, se noi ci spostiamo da questa parte, che cosa succede? Automaticamente l'acidità, ditemelo voi. Se io metto Cl meno, abbiamo detto che l'acidità aumenta, giusto sì o no? Siamo tutti d'accordo? Perché? Perché Cl attiva gli elettroni. CH3 che cosa c'ha? Esattamente l'effetto opposto. Siamo tutti d'accordo sì o no? Effetto induttivo spinge gli elettroni. Spingendo gli elettroni abbiamo una diminuzione dell'acidità. Avete capito sì o no? È chiaro a tutti? Quindi voi avete l'idrogeno che possiamo mettere come inizio della scala. Questi sostituenti portano via la carica negativa e quindi aumentano l'acidità. Questo aumenta invece la carica negativa e fa diventare l'acido, la molecola meno acida. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Va bene? Perfetto. Allora, naturalmente l'effetto induttivo e additivo, questi sono concetti semplici e ovvi, vedete che aumentando i sostituenti di questo atomo di idrogeno, di questo carbonio, aumentando il numero di clori, vedete che la pKa diventa più piccola, quindi l'acidità cresce e contemporaneamente l'effetto induttivo diminuisce man mano che voi allontanate l'alogeno. È chiaro o no? Rispetto al carbonio che ci interessa. Quindi qui che cosa avete? Alfa, beta, gamma. In posizione gamma l'acido è più debole se non fosse in posizione beta oppure che non in posizione alfa. È chiaro sì o no? Questi sono concetti semplici che potete enucleare in qualsiasi momento. Un tipico esercizio che io potrei darvi nel compito potrebbe essere questo. Io vi do questi elementi in ordine sparso e voi dovete metterli in ordine di acidità. Avete qualche dubbio su questa sequenza oppure no? Quindi posso procedere a un esercizio che vi posso mettere senza problemi. Altra considerazione, la stabilizzazione per risonanza. Vedete bene che l'alcol ha una pochissima non ha questo effetto e infatti abbiamo una pKa molto alta. Siamo tutti d'accordo? Il fenolo ha una stabilizzazione per risonanza, come abbiamo già più volte visto, e quindi l'anione stabilizzato fa sì che sia decisamente più acido rispetto agli alcoli alchili. Il fenolo sia più acido degli altri normali alcoli. Siamo tutti d'accordo? Naturalmente. Questi giochettini della carica negativa li dovete assolutamente sapere. Naturalmente, qui ci sono due strutture di risonanza che contano anch'esse molto, è chiaro, e che fanno sì che questo sia ancora più acido rispetto al fenolo. Chiaro a tutti? Queste strutture, queste due strutture, le dovete assolutamente sapere e ve le chiederò. Chiaro? Questa è la rappresentazione dell'anione, vedete la struttura di risonanza che cosa fa sì che ci siano due legami diversi, due legami uguali, scusate, e il modo migliore per descrivere questo non è solo la risonanza, ma è l'utilizzo degli orbitali molecolari. Vedete tre orbitali molecolari che si possono combinare, ci infilo dentro gli elettroni. È chiaro sì o no? Va bene? Tre orbitali, scusate, atomici che formano un orbitale molecolare particolarmente stabile e quindi questo spiega l'acidità maggiore degli acidi carbossilici. Anche il tipo di solvente che usate influenza l'acidità. Se voi avete l'acqua, le molecole dell'acqua avvolgono l'anione che si forma, è chiaro, puntando con gli idrogeni, giusto sì o no? Lo stabilizzano grazie all'interazione che hanno gli idrogeni con l'anione. Se non c'è questa interazione stabilizzante, chiaramente l'anione meno stabile fa sì che l'acido sia meno, si sia dissociato di meno. Posso andare avanti tranquillo o no? Ok? Perfetto. Procediamo.
a questo punto possiamo entrare nel vivo delle preparazioni. Questa preparazione che abbiamo visto in tutte le salse, in tutti i modi, è la classica preparazione, la più ovvia. Che cos'è? L'ossidazione degli alcoli primari. Alcoli secondari danno solo i chetoni, giusto o no? Gli alcoli terziari non vengono ossidati. Perché vengono ossidati? Perché l'ossidazione su cosa si basa? Sul togliere i due idrogeni e sostituire questi legami con dei legami con l'ossigeno. Vedete che questo atomo di carbonio qui ha un legame con l'ossigeno. Nel passo successivo avete due legami con un doppio legame, quindi due legami del carbonio con l'ossigeno, e qui avete tre ossigeni legati. Il massimo che si potrebbe avere è il massimo dell'ossidazione. Come abbiamo visto parlando con le aldeidi, se io parto da un alcol, e come avreste visto anche in laboratorio, se io parto da un alcol e l'ho tratto col permanganato, arrivo direttamente all'acido. Se io posso fermarmi a livello di aldeide, sì, ma con ossidanti utilizzati in maniera particolare, ossidanti blandi, per evitare il salto da aldeide a acido. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Questa reazione l'abbiamo vista in tutti i modi? Perfetto. Ok? Vediamo qualche applicazione importante. Vedete che l'acido benzoico può essere. Ah, scusate, una particolarità. Per avere l'ossidazione, vi ricordo voi che cosa avete bisogno negli alcoli primari? Avete bisogno del legame carbonio-ossigeno, giusto? Non potete ossidare se non c'è un legame carbonio-ossigeno, la reazione di ossidazione non avviene. È chiaro, sì o no? Però se io ho una catena alchilica agganciata a un anello benzenico, questo può avvenire ed è una particolarità. Quindi vedete, in questo caso io posso ottenere senza problemi l'acido benzoico. La catena può essere lunga, può essere ramificata quanto volete e voi con l'ossidazione ottenete l'acido benzoico. L'unica condizione quale deve essere? Che l'atomo di carbonio legato immediatamente all'anello benzenico non deve avere degli atomi di idrogeno. È chiaro, scusate, non deve avere, deve avere almeno un atomo di idrogeno. Non deve avere tre legami con atomi di carbonio. Se io qui avessi tre atomi di carbonio agganciati, è chiaro, automaticamente, sì, scusate, due, sì, tre. Uno c'è già, quindi al posto dei due idrogeni avessi due atomi di carbonio qua, la reazione di ossidazione non avviene. La reazione di ossidazione deve togliere degli idrogeni. Se non ci sono idrogeni, io non posso far avvenire la reazione di ossidazione. È chiaro a tutti? Benissimo. Notate almeno l'ossilene, ricordatevelo come nome. Se io ho più di una catena, automaticamente che cosa può succedere? Tutti e due i sostituenti possono essere ossidati senza problemi. E io che cosa ottengo? Un acido, voce, dicarbossilico con due gruppi COH, che in natura sono particolarmente presenti. È chiaro? Ok, tanto per intenderci, in natura esistono gli alogenuri alchilici? No, gli acidi esistono, i derivati degli acidi, gli esteri esistono, certo che esistono anche nelle molecole organiche, molecole biochimiche esistono molti esteri, devo entrare con cautela nella biochimica che non è la mia materia, e invece le anidridi, lo vedremo subito, i derivati sono molto più rari, rarissimi. Chiaro? Invece gli acidi carbossilici e dicarbossilici sono abbastanza presenti. Questa reazione dovete saperla, ed è la reazione del gruppo CO2. Vedete bene, mi sembra che la reazione sia decisamente esplicita. Vedete che dove c'è il reattivo di Grignard, qui avete l'atomo di carbonio che ha una parziale carica negativa, se avete il CO2 che ha una parziale carica positiva, questo atomo di carbonio riesce a infilarsi in mezzo, poi naturalmente in ambiente acido, e voi che cosa ottenete? L'acido carbossilico. Vi vedo perplessi, ma non è una reazione
non particolarmente strana. Ci sono dei dubbi su questo? Com'è? Benissimo. È chiaro? Siamo tutti d'accordo, sì o no? Vedete, si attacca questo atomo di carbonio, due ossigeni. Uno mantiene il doppio legame, l'altro si lega al magnesio, ambiente acido, e si forma il gruppo carbossile. Non è che ci sia molto di più da dire, eh. Posso andare avanti tranquillo? Perfetto. Ok? Questa reazione è più interessante, qualcosa c'è da dire. Prima di tutto, voi partite da un cianuro. Siamo d'accordo tutti o no? È difficile da ottenere un cianuro? Assolutamente no. Io parto da un alogenuro alchilico. Reazione di sostituzione nucleofila, CN è un ottimo nucleofilo ed è una base abbastanza scadente, quindi siamo sicuri che posso lanciare il CN come la punta di una freccia, entra, scalza l'alogenuro e si aggancia e io ottengo il cianuro senza problemi. È chiaro a tutti o no? Adesso qualche piccolo commentino. Vedete che in seguito all'idratazione in ambiente acido, che cosa succede? Si forma l'acido. È chiaro? Notate, in pratica questo doppio triplo legame è andato a farsi benedire e al posto di questo noi abbiamo ossigeno e OH. Come si può spiegare la cinetica di questa reazione? Qui avete un qualcosa di che dovete sapere e capire bene. Allora, vedete, la prima cosa che succede, quale sarà? Voi avete che in seguito all'ambiente acido si forma questa imide, è chiaro? C'è qualcosa di difficile da capire su questo, sì o no? Il solito ossigeno entra la molecola dell'acqua, gruppo H sparisce un doppio legame e si forma NH. E il processo a questo punto. Ci siamo tutti fanciulli, sì o no? Quindi questo passaggio è difficile da capire? Benissimo. Addizione nucleofila dell'acqua. Siamo d'accordo? A questo punto voi che cosa avete? Doppio legame OH, che cosa dovete subito avere in mente? Subito, scattare, c'è scritto lì, sveglia. Che cosa avete? Tautomeria chetoenolica. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Nella tautomeria chetoenolica, vedete, questo idrogeno va a finire qui e voi qui avete che si forma il doppio legame. Adesso, la reazione di idrolisi dovrebbe lasciarvi perplessi. Perché dovrebbe lasciarvi perplessi? Perché voi abbiamo visto tutte le volte che abbiamo visto le ammine, siamo d'accordo tutti o no? Abbiamo visto che solo in un caso, quando c'erano i sali di ammonio quaternario, e particolari sali si rompeva il legame carbonio-azoto. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Non erano mai reazioni di sostituzione se c'era l'ammonio, se c'era l'azoto. Ve lo ricordate se non in un caso, sì o no? Invece qui che cosa succede? Abbiamo una reazione di sostituzione. Esce l'ammoniaca ed entra il gruppo H se siamo in ambiente basico. Siamo tutti d'accordo, sì o no? Basico acido. Come si può spiegare questo? Certo, se io qui avessi al posto dell'ossigeno due idrogeni, questo legame non si rompe, ma il fatto che ci sia l'ossigeno qua permette di fare questa cosa molto particolare, cioè di rompere questo legame. È chiaro? Vi avevo detto. Voi che cosa dovete capire assolutamente per capire la reattività dei composti? Fare i confronti tra di loro. Senza e in particolare i composti, quando voi avete R e avete il gruppo, oppure quando avete R e avete il gruppo e in mezzo avete un CO. Siamo tutti d'accordo? Sì o no? La prima differenza delle ammidi qual è? Che rispetto alle ammine, scusate, è che questo legame si può rompere nelle ammidi, mentre nelle ammine no. Nelle ammine se non nei sali quaternari, eccetera, eccetera. Capito bene? Sì o no? È chiaro? Benissimo. Notate, qui c'è tutta la sequenza, notate quindi quello che vi stavo dicendo, l'alogenuro, siano composto acido carbossilico. Grazie a questa reazione, partendo da un alogenuro, che cosa ottengo? Un acido
carbossilico che ha un atomo di carbonio in più. È chiaro, sì o no? Quindi questa reazione con le ammine, con policianuri, quando è che la potete fare? Se volete allungare la catena di un atomo di carbonio. Posso procedere tranquillo? Benissimo. Naturalmente, l'acido butirico, in cui il nome è corretto, IUPAC sarebbe butanoico, secondo voi dove si trova l'acido butirico? Nel burro, quando il burro diventa, non è difficile, quando il burro diventa acido. È chiaro a tutti o no? Rancido è la parola giusta. Ok? Possiamo andare avanti, qui c'è tutta la vostra sintesi di tutte le reazioni. Pardon. Qui avete la sintesi, il riassunto di tutte le reazioni che abbiamo visto. Ci sono domande? Ok? Beh, rispetto a prima, io vi ho fatto la reazione dell'ossidazione degli alcoli e vi ho detto alcoli si va direttamente, se ho le aldeidi. Mi sembra ovvio che il punto 1 e 2 siano strettamente collegati. Tutte le altre cose le abbiamo viste. Ah, non abbiamo visto l'ossidazione degli alcheni. Vi ricordo gli alcheni che cosa danno? Reazione. Come fanno a dare quando io ho un alchene? Che cosa ho? Io ho atomo di carbonio, doppio legame, atomo di carbonio. Vi ricordate le reazioni degli alcheni, di ossidazione degli alcheni? Avevo due possibilità. Quali erano le due possibilità? Rottura dello scheletro oppure senza rottura dello scheletro oppure rottura dello scheletro. Velocemente, senza rottura dello scheletro che cosa facevamo? Permanganato. A freddo. È chiaro? E io ottenevo un composto che poi evolveva verso un diolo, è chiaro sì o no? Attacco di tipo Sinji, 2OH, stavano dalla stessa parte. Seconda reazione di ossidazione, senza rottura dello scheletro, con iperossi acidi. E io ottenevo un epossido. Siamo tutti d'accordo sì o no? Infine, ossidazione con rottura dello scheletro, rottura del doppio legame. E questa reazione, con cosa si faceva venire? C'erano diverse possibilità, ozono oppure permanganato, voce, permanganato a caldo, è chiaro o no? E allora che cosa succedeva? Automaticamente io avrei avuto qui, sì, doppio legame, la O, giusto o no? E l'altro che cosa diventava? O, C, e avrei ottenuto questo. Senz'altro avrei avuto dei composti con un gruppo chetonico. Se io avessi avuto qua due sostituenti, il risultato quale sarebbe stato? Due chetoni, giusto sì o no? Due chetoni. Siamo d'accordo? Sì o no? Ma se io fossi partito da una situazione di questo tipo e avessi avuto qua un idrogeno, che cosa sarebbe successo? Qui io avrei avuto un idrogeno, è chiaro, con un idrogeno, che cosa avrebbe potuto ottenere? Un aldeide. E se io ho aggiungo nel secondo step, quindi prima di tutto l'attacco con ozono permanganato. Permanganato no, permanganato non mi fermo ad aldeide, vado subito all'acido, giusto o no? Con l'ozono potevo fermarmi allo stato di aldeide, ma se mettevo l'acqua ossigenata in un secondo stadio, che cosa ottenevo? L'acido vero e proprio. Avete capito sì o no? No. Chiaro? Siamo tutti d'accordo su questo? Perfetto. Quindi queste reazioni le abbiamo viste.
possiamo cominciare a vedere i derivati degli acidi carbossilici e scusate, questa reazione volevo farla prima. Questa è la reazione di preparazione. Sistemiamole qua perché prima dei derivati qua. Allora, decarbossilazione e così, per quanto riguarda la reattività, vediamo la prima reazione. Ok, allora, la prima reazione che riguarda la reattività, ed è una reazione un po' particolare, molto particolare, allora, questa reazione qua. Benissimo, la prima reazione, che è una reazione che avviene con difficoltà, qual è? La decarbossilazione. Voi che cosa prendete? L'acido, mi seguite tutti, lo scaldate, libera CO2, in pratica la CO2 va via e rimane RH. Questa reazione sembra l'inverso della reazione di Grignard, giusto o no? Ma qui non si ottiene il composto di Grignard, vedete, il composto di Grignard più CO2 davano l'acido, giusto? Qui invece mando via CO2, che cosa ottengo? L'alcano. Ci siamo? Siamo tutti d'accordo o no? È una reazione che avviene con difficoltà, ci vuole una temperatura molto elevata. Ma avete un caso particolare con un acido di carbossilico particolare che è l'acido malonico. Vedete bene perché la reazione avviene facilmente. Valutiamo bene la cinetica, vedete che voi avete una serie di passaggi, vedete che si stacca la CO2, questo pezzo, e staccandosi automaticamente che cosa ottengo? Si forma questo idrogeno, migra sull'ossigeno. È chiaro, sì o no? Quindi io ottengo, scusate solo un attimo, forse mi sono, sì, è un processo di decarbossilazione, esatto, e però stavolta, essendoci due gruppi COH, non ottengo, vedete che in pratica questo idrogeno va a finire su questo ossigeno, giusto? Il fatto che ci siano due gruppi COH impedisce che si formi che cosa? L'alcano. Un CO2 va via. Mi seguite tutti, sì o no? Quindi questo CO2 va via. Ok? Siamo d'accordo? Questo idrogeno si aggancerebbe su questo atomo di carbonio. Ci siamo? Questa sarebbe la reazione che abbiamo visto prima. Siamo d'accordo tutti o no? CO2 che va via e idrogeno che si aggancia alla catena. Siamo tutti d'accordo? Però qui che cosa succede? Rimane un gruppo COH e quindi si forma l'acido e non l'alcano. Avete capito sì o no? E la cinetica è caratteristica perché voi avete, perché la reazione qui avviene facilmente? Avviene attraverso, basta un poco calore perché l'idrogeno si lega con facilità su questo ossigeno, giusto sì o no? Anche la posizione è giusta. Siamo d'accordo? Carica negativa, carica parziale, carica positiva, il legame si forma senza problemi. E qui si forma il doppio legame. Siamo tutti d'accordo a questo punto? Doppio legame OH, tautomeria chetoenolica e avete l'acido.
Come si deve, l'acido acetico. Siete convinti di questa reazione? Sì o no? Sì o no? Quindi questa cinetica non vi fa male saperla bene. Adesso sta per finire, quindi io mi fermerei, vorrei solo sottolineare che cosa ci aspetta la volta prossima. La volta prossima ci aspettano tutti i derivati degli acidi carbossilici. Gli esteri, che sono la base dei profumi, gli alogenuri alcilici e anidridi e ammidi. È chiaro? Cominceremo a vedere prima di tutto gli esteri. Ok? Dovrei anche parlare come derivati degli acidi carbossilici dei sali che gli acidi carbossilici formano, giusto? Non è che ci sia molto da dire, ma lo dirò quando vedremo la reazione di saponificazione. Mi sembra il luogo giusto per infilare questo. Ci sono domande? Da Costigliole ci sono delle domande? Tutto chiaro? Sì o no? Per carità di Dio, siete la classe fantastica. Uno alza la mano che vuole uscire. Domande non ci sono? Perfetto, una lezione come si deve.